Pasquale, c'è qualcuno in mezzo a noi oggi che non abbia bisogno di speranza e di una gioia più grande? Tutti abbiamo bisogno di speranza perché tutti abbiamo nel cuore il desiderio di una gioia più grande e abbiamo bisogno che qualcuno ci aiuti, quindi ci apriamo all'aiuto di Dio e dei fratelli. Come possiamo conoscere Cristo più di quanto lo conosciamo? Come Lui stesso ci ha detto e ci ha dato attraverso il dono della Sua parola, l'amicizia con Lui, la preghiera è proprio dialogo e approfondimento e crescita nel rapporto con Lui, proprio come avviene in ogni rapporto personale. Quando ci si ascolta, ci si incontra, ci si relaziona, ecco, si cresce insieme nella conoscenza e nell'amore reciproco. Che cosa ci costa ricevere la gioia e la speranza che Cristo ci promette? Abbiamo bisogno innanzitutto di rinunciare alle nostre false certezze, alla presunzione di sapere tutto e il giudizio che si trasforma a volte in pregiudizio e chiude l'altro negli nostri schemi. Ecco, abbiamo bisogno innanzitutto di uscire dai nostri schemi e di mettere tra parentesi le nostre certezze per aprirci all'altro, alla novità. Una vera liberazione, quindi. Assolutamente, ma nessuno si libera da sé. La liberazione è un dono e il Signore ci rende liberi. E la libertà è, come dice anche la Pasqua, no? È il passaggio dalla chiusura in noi stessi all'apertura verso l'altro. Per tutti quelli che ci ascoltano, come la fede è capace di vincere la paura che noi troviamo? La fede è innanzitutto, ecco, far riecheggiare dentro di noi la parola di Dio che dice non temere, io sono con te per sostenerti, per guidarti, per accompagnarti, anche per correggerti, ma soprattutto sono con te per dirti sempre ti amo e non ti abbandonerò mai. Grazie intanto per questo nostro rivederci. Ricominciamo un po' il cammino con il ritiro mensile. Adesso lascio spazio a Don Pasquale Giordano, è della diocesi di Matera Ersina. Voi direte, vabbè, lo sapevamo, tanto li chiami tutti tu. No, perché il ritiro quest'anno mensile sarà fatto a doppia voce, in modo differente. C'è Don Leonardo Lepore, che abbiamo conosciuto l'ultimo ritiro che abbiamo fatto, biblista, che farà i ritiri in tutti i mesi, escluso questo iniziale che fa Don Pasquale, biblista anche lui, e l'altro ritiro che farà sarà nel tempo di Avvento, nel tempo di Quaresima, nel tempo di Pasqua, quindi 4 ritiri lui, 6 saranno fatti da Don Leonardo Lepore. Entrambi, tanto Don Leonardo lo conoscete, anche Don Pasquale, biblista, è stato in seminario come formatore, ha esperienza parrocchiale notevole, una grossa parrocchia di oltre 10.000 abitanti, 12.000, per cui ha quell'esperienza, diciamo, pastorale, biblica, che credo possa servire a noi come pastori in vario modo. E niente, quindi si tratterà con noi anche per il pranzo, poi vabbè, eventualmente per chi è interessato può prendere contatto, lui ha anche un blog, ormai tutti un po' i biblisti offrono possibilità di tipo vario e niente altro. Poi vi dirò l'impostazione, il tema dei ritiri è chiaramente in sintonia con il tema dell'anno, che è quello del giubileo. Non dobbiamo trovarci, già lo dissi, non dobbiamo trovarci altri temi, eccetera, quando la Chiesa ne segue uno e tutte le attività che poi saranno prodotte nelle parrocchie che sono sollecitate dalle varie congregazioni della CEI volgono tutte a sviluppare il tema del giubileo, che è quello della speranza, eccetera. Per cui porteranno avanti il tema biblico che Don Pasquale adesso ci dirà, che sono in sintonia con Don Leonardo, così facciamo un cammino
attraverso i ritiri, anche se la vostra esperienza era quella positiva di un incontro e un ritiro tematico, ho preferito pensare, consultando mi sembra con alcuni, che sia opportuno fare un cammino attraverso i ritiri che ci consenta di essere sempre in un itinerario comune con la Chiesa, un po' con tutti quanti noi. Altre cose eventualmente io avrò modo di dirvele dopo, ma adesso diamo la parola a Don Pasquale. Bene, il tema di questo ritiro vuole essere introduttivo rispetto al percorso che con Don Leonardo stiamo pensando, che ha come filo conduttore il Vangelo di Luca, che è il Vangelo ci accompagnerà nell'anno liturgico prossimo e che caratterizzerà anche l'anno giubilare con il tema della speranza. Per cui come primo incontro introduttivo ho pensato di soffermarmi insieme con voi su Luca 4, 14, 21. E dico subito che questo brano sarà anche insieme con il prologo di Luca, che anche leggeremo, e il Vangelo della terza domenica del tempo ordinario, che da qualche anno è anche la domenica della parola. E quindi andiamo subito alla lettura del testo. Dal Vangelo secondo Luca. Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me. Per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Contestualizziamo il brano. Siamo all'avvio della missione di Gesù. Luca, dopo il prologo, i primi quattro versetti del suo Vangelo, in cui presenta la sua opera in due tomi, sia quello che noi chiamiamo Vangelo e quello che chiamiamo Atti degli Apostoli, e dice che si inserisce nel flusso, nell'opera che già altri hanno compiuto, cioè quello di offrire una testimonianza viva di Gesù. Chi l'ha offerta? Chi la offre? Coloro che da testimoni oculari sono diventati operai della parola o ministri della parola. Il termine più adatto, potremmo dire, è proprio quello di operai della parola. E hanno raccontato i fatti come sono accaduti dal principio, cioè dal momento nel quale l'evento si è compiuto. E noi potremmo dire: quale evento? Luca parla dei fatti, cioè dei fatti storici. Ma quei fatti storici, cioè la Pasqua di Cristo, è un evento che cambia, che fa passare uomini e donne, testimoni oculari,
li fa passare dall'essere testimoni oculari a essere operai della parola. Testimoni oculari sono quelli che assistono, e sono quelli che guardano, osservano, giudicano, secondo la loro prospettiva e anche secondo le loro attese. Ma è necessario, per diventare operai della parola, assumere il punto di vista di Dio. Ed è quello che poi viene riassunto proprio nel racconto dei discepoli di Emmaus, i quali, ecco, loro sono proprio quei testimoni oculari che diventano poi operai della parola e annunciano il Vangelo. È qui che appunto avviene il passaggio. Il passaggio dall'essere discepoli, ammiratori di Gesù, followers di Gesù, per usare un'immagine un po' più moderna, a essere partecipi della sua stessa missione. Si può essere seguaci di una persona, soprattutto sui mezzi di comunicazione, sui social, si può essere seguaci, si può essere amici, ma mantenendo una certa distanza. Cioè, meglio ancora, proiettando su Gesù le proprie attese. L'amico, il seguace, l'interessato, è colui che porta con sé delle attese legate a dei bisogni e vede nell'altro il compimento, la risposta alle proprie attese. E questo è l'innamoramento. L'innamoramento è quel momento nel quale dico: toh, ecco, quella persona fa proprio per me, quella persona risponde, o credo che possa rispondere ai miei bisogni, alle mie attese, possa colmare i miei vuoti, possa aiutarmi. E quindi c'è una forma di idealizzazione, è la proiezione di se stesso sull'altro. C'è la consapevolezza di essere mancanti, di aver bisogno dell'altro, che non siamo autosufficienti. E quindi si vede nell'altro, o anche in Dio, o nella Chiesa, nella comunità, si vede quella realtà che può rispondere ai propri bisogni. Ma questa proiezione corre il rischio di essere distrutta dai fatti stessi. Ecco la delusione. Una delusione che può trasformarsi in disperazione. E quindi avviene il movimento contrario. Ecco, i discepoli di Emmaus ce lo fanno vedere benissimo. I seguaci di Gesù diventano membri di una comunità, ma dopo il fallimento delle loro aspettative, essi si allontanano, si separano, prendono le distanze. E avviene una sorta di diaspora. In realtà, sì, avviene proprio quello che Gesù aveva preannunciato prima della sua morte. Il pastore sarà percosso e le pecore si disperderanno. Ma io, una volta risorto, vi incontrerò, vi radunerò di nuovo in Galilea. Ecco, questo dice Matteo in maniera particolare. E Gesù effettivamente è colui che
riprende, va incontro, si mette lui alla sequela di coloro i quali stanno prendendo una strada che li porta lontano. Questa storia ci aiuta a capire anche la storia del popolo di Israele. Il popolo di Israele vive il dramma dell'esilio. L'esilio è il crollo delle loro aspettative. La loro scelta di servire il Signore è stata una scelta indotta dai propri bisogni, il voler essere come gli altri popoli, il voler essere migliori degli altri popoli. Ecco, il dramma del popolo di Israele sta proprio in questo vivere l'incontro con il Signore come un innamoramento, ma non passare dall'innamoramento all'amore, dall'essere testimoni oculari dei grandi fatti che sono accaduti a essere operai della parola. E l'operaio della parola non è semplicemente colui che fa determinate cose, colui che si dà da fare, si industria in tante cose, è creativo, sa comunicare, sa interagire con gli altri, ma innanzitutto è colui che rimodula e fonda la sua esistenza e la sua missione sulla relazione con Dio. È nel cuore che avviene questa trasformazione tra l'essere testimone oculare e operaio della parola, messaggero di speranza. È nel cuore che avviene questo, in un cammino continuo, in una trasformazione continua che opera della grazia. E questo il cuore, ecco, del messaggio. È la trasformazione, la conversione. E questa trasformazione passa attraverso la crisi. Passa attraverso l'accettazione di morire a se stessi, cioè di distruggere e di veder distruggere i propri castelli costruiti sulla sabbia delle proprie aspettative, delle proprie speranze. Quando finisce l'innamoramento, inizia l'amore. Quando crollano le nostre aspettative umane, c'è spazio per la speranza di Dio. Una speranza che viene assimilata e diventa il punto di riferimento, il fine, il senso che orienta ogni nostra scelta. E qual è la speranza di Dio? Lo dice Gesù, che tutti siano una cosa sola, cioè la comunione. Questa è la speranza, cioè il vivere l'uno per l'altro, non vivere per se stessi. Paolo, nella seconda lettera ai Corinti, dice: se abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ora non lo conosciamo più così. Cosa significa conoscere Cristo secondo la carne? Cioè rimanere a essere testimoni oculari, osservatori, studiosi di Gesù. Come se la Bibbia, come se la parola di Dio, come se la persona di Cristo fosse una persona da studiare, da conoscere, ma non con la quale intrattenere un rapporto
vincolante. E questa è la sfida. Per cui, ecco, il richiamo alla crisi è presente proprio nel testo, anche se velatamente. Perché, dice, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe. Come nasce la sinagoga? La sinagoga nasce come istituzione proprio nel periodo più drammatico del popolo di Israele, quando il popolo di Israele si trova in esilio. Il Tempio è stato distrutto. Non c'è più la possibilità di compiere dei sacrifici. Il popolo di Israele ha perso tutto. Ha perso la terra, ha perso il re, ha perso il Tempio. Si trova in terra d'esilio e si trova dispersa. Prima era una sola terra, un solo re, un solo Tempio, quindi un solo popolo, una sola terra, una sola casa, un solo culto. Adesso si trova invece a fare i conti con invece una pluralità di esperienze. È disseminato, l'esilio porta alla dispersione. Il pastore verrà percosso e le pecore saranno disperse. Ma Dio le riunisce. Sinagoghe significa assemblea riunita, adunata. Adunata attorno a cosa? Attorno alla parola. E qui un ruolo fondamentale l'hanno avuto proprio i sacerdoti. Se l'istituzione del re è terminata, quella dei sacerdoti invece continua. I sacerdoti hanno seguito il popolo nella loro diaspora. I sacerdoti che erano custodi della legge, che era appunto custodita, una copia nel palazzo del re, una copia nel tempio. I custodi e i sacerdoti erano i custodi della legge. Questa legge, questa parola, come il tempio, era una. Adesso si trova una parola disseminata. Dio accompagna il suo popolo lì dov'è ed è presente attraverso la sua parola. E i sacerdoti hanno compiuto questa opera meravigliosa. Loro sono stati i portatori del segno della speranza. Quando tutto è crollato, l'unica cosa che è rimasta è la presenza fedele di Dio attraverso la sua parola. È una parola che riunisce, è una parola che consola. Ecco il testo che Gesù legge e fa suo. È tratto dal profeta Isaia, capitolo 61, con una interpolazione di un versetto del capitolo 58, sempre di Isaia. È una parola di consolazione. Secondo Isaia inizia il capitolo 40, consolate, consolate il mio popolo, e si rivolge proprio ai sacerdoti, pensiamo a Ezechiele, che sacerdote è presente in mezzo al suo popolo, segno di speranza, cioè segno della presenza di Dio lì dove è il suo popolo, una presenza compassionevole, non una presenza giudicante. Ecco, quella presenza, la presenza della parola, il riecheggiare la parola, quale parola? Se tu ti trovi in esilio è perché tu non hai ascoltato la mia parola. Tu non sei stato fedele, ma io rimango fedele. E ti rendi conto di come
la non fedeltà porta alla rovina, mentre la fedeltà apre alla speranza, la speranza di una nuova realtà. Il popolo di Israele tante volte in esilio è sotto la depressione, è sconsolato, siamo stati abbandonati da Dio, Dio ci ha condannati, siamo stati condannati a morte, Dio ci ha lasciato definitivamente. E invece la presenza di quei sacerdoti che fanno riecheggiare la parola di Dio, una parola di speranza, io ti ho amato, Dio, un amore eterno. Ezechiele riprende le parole di Geremia, ti ho amato di un amore eterno. E Isaia dice, se anche una mamma si dimenticasse di te, io non ti dimenticherò mai, ti ho disegnato, ti ho scritto sul palmo delle mie mani. Come quando dobbiamo ricordarci qualche cosa, quando eravamo forse più giovani, all'interrogazione ci scrivevamo qualche cosa sul palmo della mano. E non ti dimenticherò mai. Ecco, questo è il primo annuncio. Questo è l'annuncio di speranza. In un mondo disgregato. E disgregato innanzitutto interiormente. Con dei conflitti interiori. Questo popolo di Israele che vive innanzitutto un conflitto interiore. E i nostri conflitti interiori quali sono? Sono a volte i sensi di colpa che emergono quando ci poniamo non davanti alla parola di Dio e quindi a Dio che ci parla, ma davanti alla legge, davanti alla norma, davanti a un protocollo, davanti ad una delle convenzioni, perché anche nella Chiesa, come nella società, ci possono essere delle convenzioni sociali che chiamiamo tradizioni. Ma noi non dobbiamo mai dimenticare che davanti a noi c'è sempre il Signore. La parola di Dio è presente. È vero, Davide dice, davanti ai miei occhi ho sempre il mio peccato, ma il peccato visto non più con i suoi occhi, ma con gli occhi di Dio, con occhi di speranza, che dà fiducia. Tu puoi rinascere se vuoi. Tu puoi diventare una nuova creatura. Ecco, questo è il progetto di Dio. Farci continuamente diventare nuove creature, figli di Dio. Siamo a volte forse bloccati nel nostro ruolo. Ecco, il ruolo può essere importante certamente per farci capire come siamo collocati, ma possiamo essere anche bloccati in questo. I paesani di Gesù sono bloccati proprio dalla considerazione del ruolo. Le loro aspettative nei confronti di Gesù sono aspettative di carattere pratico. Pratico. Quello che hai fatto a Cafarnao, fallo anche qui da noi. Queste sono le aspettative. Gesù è il Cristo, è riconosciuto come tale, cioè l'unto, il Messia. Ma quale Cristo la gente ha in mente? Colui che ti risolve i problemi, colui che certamente ti aiuta, colui che ti sostituisce a volte anche nelle tue responsabilità. È molto più facile cercare uno che ti dà immediatamente delle risposte, delle soluzioni, e non piuttosto colui che dice io cammino con te perché insieme possiamo crescere.
Ecco, la gente, come Gesù anche con noi, a volte chiede soluzioni immediate. Dio non dà soluzioni immediate. Dio permette anche che le conseguenze dei nostri errori arrivino fino all'estremo, ma fa di quei sepolcri nei quali noi cadiamo, fa dei grembi che si aprono per una vita nuova, e Lui sempre ci accompagna. Ecco chi è il Cristo, ed è anche il modello del nostro sacerdozio. Noi, come i sacerdoti che erano presenti lì nella terra di esilio, accompagniamo, siamo segno di speranza, siamo segno di questo Dio che non ti risolve i problemi, o per dire con Dietrich Bonhoeffer, non è il Dio tappabuchi, ma è il Dio che si fa compagno di strada, che porta i miei pesi, ma che chiede anche di portare il suo peso. Il mio peso è leggero, il dolce peso, il peso della croce, il peso della responsabilità dell'amore, il peso che in ebraico si dice kabod, che è la gloria. Quale gloria noi cerchiamo? Quale beatitudine, quale felicità noi cerchiamo? In quale felicità noi poniamo la nostra speranza? Siamo felici quando ci ritorna, in termini di gratificazione, quello che abbiamo fatto? E beh, certo, va bene. Ma quando non ci ritorna, e quindi addirittura quello che facciamo viene frainteso. Il Vangelo di ieri, vedevano se Gesù guariva quell'uomo dalla mano paralizzata in giorno di sabato per accusarlo. Amici miei, se noi rincorriamo la moda, per così dire, o la gratitudine degli altri, noi ci condanniamo a una perenne frustrazione. Abbiamo bisogno, come Gesù, di lasciarci guidare dallo Spirito Santo. È Lui che ci spinge a farci compagni di persone che noi sappiamo che ci volteranno le spalle alla prima occasione. E io mi domando, e perché lo faccio? E chi me lo fa fare? Ma io lo faccio perché il Signore mi manda. Non lo faccio perché io lo voglio fare, io mi sento di farlo, io sono animato da grande fervore, passione apostolica. Anche Pietro era animato da grande passione, fino al punto di dire a Gesù: io sono disposto a morire per te. Stava dicendo: io sono disposto a fare grandi sacrifici perché tu faccia quello che io voglio, perché tu sia quello che io voglio. E Gesù gli dice: tu dietro di me, tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Ecco, la proiezione nostra su Dio deve diventare il contrario, la proiezione di Dio su di noi, essere noi la proiezione di Dio. Non la proiezione
delle attese degli altri. Noi non siamo nati per assecondare le attese degli altri. Noi siamo nati e il Signore ci ha dato la vita per compiere la volontà di Dio, cioè la nostra santificazione. Essere immagine di Dio. Immagine di Dio compagno, compassionevole, colui che ti prende per mano e ti fa crescere nella responsabilità. Ecco, vedete, la sinagoga è immagine anche del nostro presbiterio. Certo, tanti sono i motivi per i quali possiamo essere l'uno distante dall'altro. I modi di pensare, i modi di agire, la condotta di vita e soprattutto quando ci giudichiamo a vicenda, prendendo noi stessi a misura del giudizio o la norma. Che cosa ci riunisce? La parola di Gesù. Lo Spirito mi ha consacrato per annunciare ai poveri il Vangelo. Siamo noi, innanzitutto, questi poveri. Chi è il povero? Ce lo diceva San Leone Magno nella lettura dell'ufficio di lettura di qualche giorno fa. Beati i poveri. Matteo aggiunge in spirito. Ma Luca dice beati i poveri. I poveri non sono certamente i miseri, solamente. Ma i poveri sono coloro i quali hanno la consapevolezza appunto di non bastare a se stessi, ma alimentano il desiderio della comunione con Dio e con l'altro. Questa è la speranza. Questa è l'orientamento della nostra vita. È il criterio di discernimento delle nostre scelte pastorali. Io sono operaio della parola per unire, per essere eco della parola di Dio che unisce. E unisce non massificando in una appunto massa indistinta. Tutti dobbiamo pensare nella stessa maniera, tutti dobbiamo parlare nella stessa maniera, tutti dobbiamo fare le stesse cose. No, quando siamo l'uno per l'altro, quando ci stimiamo a vicenda, quando desideriamo il bene dell'altro, quando piangiamo insieme con l'altro per le sue debolezze, per le sue fragilità, e nelle debolezze dell'altro vedo le mie, quanto io ho bisogno di una parola di sostegno, di incoraggiamento. Perché, ripeto, non basta considerare la propria debolezza, la propria insufficienza, perché può diventare un senso di colpa. Il senso di colpa innesca delle dinamiche difensive e aggressive. O mi ritiro nel mio mondo, nella mia parrocchia, che lo costruisco a mia immagine e somiglianza, la mia zona di conforto, oppure sono sempre polemico contro tutti e contro tutto. Dalle nostre parti si dice, sembra a chi vuoi dare e a chi vuole promettere. Ecco, invece, quando la parola di Dio, questa parola che noi siamo chiamati a proclamare, ma che facciamo innanzitutto come fa Gesù, la applica a sé, la sente diretta a sé, lo Spirito del Signore è su di me. Questo è l'indicativo. È l'indicativo. Poi viene l'imperativo. Ma c'è un indicativo. Il Signore è su di me, il Signore è con me.
Questo è il primo annuncio, è il Vangelo che devo far risuonare dentro di me. Tu sei bello agli occhi di Dio, hai trovato grazia agli occhi di Dio, dice l'angelo a Maria. Proprio sono le parole della creazione. Dio vide e cosa bella. E quando gli occhi di Dio sono fissi sull'uomo, dice tu sei bellissimo. Ecco, i nostri occhi, allora, devono essere fissi su Gesù. Dice la lettera agli ebrei, fissiamo il nostro sguardo su Cristo, che è origine e compimento della nostra santificazione. Gli occhi fissi su Cristo, occhi aperti, aperti dallo Spirito, illuminati dalla parola, perché le valutazioni delle situazioni che viviamo, le valutazioni e i giudizi che sono opera della nostra mente, cioè noi ragioniamo giudicando, insomma, non possiamo non giudicare, ma è il modo con cui giudichiamo, è il modo con cui guardiamo. C'è un modo con gli occhi chiusi, impediti, dice Luca, e c'è un modo invece dagli occhi aperti, dal cuore aperto, un cuore tenero. Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Metterò il mio spirito dentro di voi. Lo spirito è su di noi. Come dice il libro del Deuteronomio, porrai la parola sul tuo cuore. Questa immagine è molto bella. Perché, non so se tu sicuramente avrai fatto il liquore, il limoncello, come si fa il limoncello? Almeno una tecnica, mi pare, io non l'ho mai fatto, me l'hanno raccontato. Cioè c'è l'alcol e poi c'è la scorza del limone e c'è una forma di attrazione, no? Per cui l'essenza del limone, la scorza di limone o del mandarino, viene assimilata. Ecco, poggiare la parola sul cuore è la stessa cosa che dire io poggio lo Spirito Santo su di me, accolgo lo Spirito Santo perché l'assimili. E ci vuole tempo. Questo è il tempo della grazia, è il tempo della assimilazione. Questo è il kairos. Non è il tempo del fare, i tempi scanditi dai ritmi, ma è il tempo della conversione, della trasformazione, del diventare, passare dall'essere testimoni oculari a essere profeti della parola, segno della speranza. È un cammino lungo che passa sempre attraverso l'esperienza della croce. Una croce che non può essere subita. L'obbedienza non è subire la volontà di un altro. L'obbedienza non è neanche attaccare il ciuccio dove vuole il padrone. L'obbedienza non è neanche quella forma attraverso la quale io carpisco la gratitudine, la stima dell'altro, del vescovo. Perché se io obbedisco, se faccio quello che lui mi dice, lui mi tiene in considerazione, poi magari quindi mi può mettere in un posto amicitare. Questi sono pensieri che facciamo tutti quanti, non è che ce lo dobbiamo nascondere dietro un dito. È normale che sia così. Però dobbiamo riconoscere e dire sto facendo un pensiero che non viene da Dio, ma viene dal cornuto, dall'inquilino di sotto. Tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini.
Ecco, Satana è proprio sui pensieri che agisce, è proprio sulle speranze che agisce. Ma per dirla con San Paolo, che parla ai Tessalonicesi, dice: se noi abbiamo sperato solo per le cose di questa vita, siamo da considerare le persone più stupide di questo mondo, perché ci ritroviamo con un pugno di mosche in mano. Ciò che ci rende felici è quell'obbedienza che è apertura del cuore. È con fiducia che io dico al Signore: io sono uno strumento nelle tue mani, io mi pongo nelle tue mani, fa di me quello che vuoi. Voglio essere sì profeta di speranza, perché la tua parola si compie innanzitutto in me. Maria dice: eccomi, sono la serva del Signore, accada in me ciò che tu hai detto. Non dice semplice accada quello che tu hai detto, accada in me. Maria diventa madre in un momento, quando preciso, ma poi per diventare madre della Chiesa, profetessa di speranza, discepola di Cristo, maestra, è tutta la vita guidata dallo Spirito, ma sempre dicendo il suo Amen, cioè si compia in me la tua parola, in me. Ecco il profeta. Chi è il vero profeta? Chi è il falso profeta? Il falso profeta è quello che dice quello che gli altri vogliono sentirsi dire. Il falso profeta è quello che parla per ricevere qualcosa in contraccambio. Sono i profeti di corte, i profeti prezzolati. Il profeta vero è quello che non guarda in faccia a nessuno. Sappiamo che non guarda in faccia a nessuno e parli secondo verità. Sì, perché Dio non fa distinzioni. Dio non fa differenze tra chi mi può essere utile e chi non mi è utile, di chi la pensa come me e di chi non la pensa come me, di chi mi alliscia e di chi mi ignora. Dio mi ama così come sono. Il profeta di speranza è colui che fa penetrare la parola dentro di sé, si lascia evangelizzare. E questa evangelizzazione certamente innanzitutto distrugge. Ti ho posto come profeta delle nazioni per distruggere, per abbattere, per sradicare e per riedificare, piantare. Ecco, la parola di Dio distrugge ciò che sono i nostri castelli, distrugge le nostre false speranze, le nostre illusioni, ma anche i nostri meccanismi magici, cioè quelli tendenti a monopolizzare gli altri, a controllare gli altri, e fa emergere questa nuova creatura, il Figlio di Dio. Il centurione, proprio guardando Cristo crocifisso, dice: quest'uomo è veramente il Figlio di Dio. Possa essere detto anche di noi. E voglio concludere con una piccola preghiera. Signore Gesù, parola viva di Dio, fa splendere su di noi la luce del Vangelo, perché chiunque ha smarrito la speranza possa trovare consolazione, chi ha perso la fiducia possa riprendere il suo cammino di ricerca della verità, chi è prigioniero della paura sia libero di realizzare i suoi desideri più belli, chi è caduto nel peccato accolga la mano tesa per rialzarlo,
chi si è allontanato dalla Chiesa ritorni tra le sue braccia materne. Chi ha dimenticato il vocabolario della famiglia impari di nuovo il lessico della fraternità. Chi si è disabituato a gustare la preghiera assapori la gioia della lode e del ringraziamento. Rendici servi della tua parola, perché tutti gli uomini possano sperimentare la potenza del Vangelo che riconcilia e, mettendo in pratica i suoi insegnamenti, crescano nella comunione fraterna uniti dal vincolo della carità. Amen.